riprendiamo la nostra abitudine di commentare alcuni articoli pubblicati nella stampa italiana. Questo è un vecchio articolo, perché è stato pubblicato sulla Rinascita del 26 febbraio scorso. Sono passati alcuni mesi, ma il significato di questo articolo è importantissimo, perché riguarda alcune dichiarazioni dell'onorevole Publio Fiori, il quale è anche un avvocato dello Stato, è sempre stato un avvocato dello Stato. È un uomo politico da una lunga carriera politica che sa quello che dice e sa quello che scrive. Leggiamo alcuni concetti da lui espressi. Secondo Publio Fiori, dietro la crisi economico-sociale in atto in Italia vi è il fallimento della società tecnologica. Molte delle analisi di Fiori sono condivisibili, salvo ovviamente il suo riferimento ideologico. Il suo riferimento ideologico è praticamente la vecchia Democrazia Cristiana, poi trasbordato su Alleanza Nazionale. Ma ecco una serie di estratti dei suoi scritti. La crisi non è stato un incidente di percorso, ma l'inevitabile esito di un modello economico che ha avuto come premessa l'autoregolamentazione del mercato, il neoliberismo. Attenzione, questa premessa è una premessa di carattere ideologico che fa parte appunto dei concetti base del paradigma del neoliberismo, cioè esisterebbero dei mercati che si autoregolamentano. È una panzana madornale. È una panzana madornale perché nasce da una ripetizione passiva e soprattutto in malafede della concezione mercatistica che era stata espressa da alcuni scrittori e pensatori. Keynes fra tutti. No, Keynes viene molto dopo. Certo, fra quelli era conosciuti. Era stata espressa da alcuni pensatori dell'illuminismo, i quali per la prima volta nei loro viaggi... I bourgeois, i cosiddetti borghesi. No, a cominciare da Montesquieu, per esempio, sì. I quali ebbero questa meravigliosa sorpresa, che in Europa ancora non c'era, dei grandi mercati dell'Oriente, soprattutto della Persia, del Medio Oriente, del Vicino Oriente, dove loro vedevano che tutta questa massa di merci, peraltro merci non tecnologiche, ma merci che noi conosciamo ancora perché sono i merci che... Sete, spezie. Spezie, soprattutto queste cose che per loro però, che gli europei del 600-700 avevano un grande valore, come lo avevano all'epoca dei romani, che quelli che ovviamente arrivarono anche, i romani sono arrivati anche in Cina, lo sappiamo. La via delle spezie. Lo sappiamo. Quindi avevano un valore enorme dal punto di vista sia medico che alimentare. E loro vedevano che in questi turbolenti mercati i prezzi si limitavano, ma erano i mercati di allora, livellavano, diciamo così. Non è quello di oggi, il mercato di oggi è dominato dal potere economico finanziario di alcune elite che fanno quello che vogliono e falsificano sistematicamente i prezzi, i cartelli, i trust e altro. Esattamente. La causa remota della crisi va ricercata nella ideologia economica che vuole lo Stato come spettatore davanti ai processi economico-finanziari, ideologia fondamentalista del mercato, che puntano solo all'aumento del volume dei ricavi, dei profitti e dei consumi. Questo modello neoliberista è fallito e la politica priva di idee si è chiamata fuori, passando la mano a un governo tecnico che tenta di superare la crisi riempiendo con tagli, tasse e risparmi sui servizi sociali il canestro bucato della spesa pubblica. Qui facciamo subito il nostro commento. Non è che la politica sia tirata fuori, è i politicanti servi e asserviti che sono stati comprati dei nostri parlamenti che, non sapendo niente, non capendo niente, si sono fatti comprare per il classico piatto di lenticchie e per la sicurezza del posto. Questa è la cosa. Anche perché molti di recente ha dichiarato che lui non smetterà, non si dimetterà, perché dice porteremo a termine lo faranno dimettere con la forza, non ti preoccupare. Esattamente.
quindi riempiendo contagi e tasse e risparmi sui servizi sociali il canestro bucato della spesa pubblica. Intanto la spesa pubblica è un'invenzione e qui dobbiamo dire che per noi non esiste, il debito pubblico è un'invenzione. È un'invenzione di loro signori perché è un indebitamento nei confronti di una situazione esterna alla società italiana che non ha niente a che vedere. Come ha cercato di dire alcune volte anche Berlusconi prima che lo tacitassero. L'altro aspetto che è appunto quello di tagli, tasse e risparmi che sui servizi che Publio Fiori attribuisce a un maldestro tentativo di questo governo di ripianare e regolamentare la situazione, nella realtà è esclusivamente il contrario, perché sono operazioni fini a se stesse. Il fine è appunto quello di tassare, depauperare e derubare per passare i soldi a loro signori. Vogliono rientrare in possesso dei loro beni, quelli che secoli di rivoluzioni, di lotte sindacali, di sommosse popolari li aveva gradualmente sottratto. Esattamente. Cioè, questi sono gli eredi dei Savoia. Savoia è roba da ridere. Da ridere, ma della regina Elisabetta sì, che è venuta in prima persona. Esatto. Dei signori Rothschild che sono Ser e pari del regno, dei signori Castun che sono pari del regno, eccetera, eccetera, è eccetera. Naturale, sono loro. E non a caso le Olimpiadi con... Le fanno a Londra. Esattamente, con ampia diffusione di simboli massonici sono state fatte a Londra. Ma il governo Monti non è in grado di dare risposte adeguate perché non può contestare la cosiddetta religione della crescita, che è parte fondamentale dell'immaginario moderno, e anche questo è molto importante come concetto. Non c'è bisogno di commentarlo perché è un concetto che non condividiamo in pieno. È folle nella sua supposizione. La crisi infatti ha sostanzialmente natura etica, e questa è un'altra considerazione molto importante di Publio Fiori. È un fatto culturale perché riguarda non solo le regole sancite dalle istituzioni, ma anche comportamenti, costumi e stili di vita. Si deve tornare a un'economia civile che tenda a promuovere non solo l'aspetto dello sviluppo materiale e del profitto individuale, ma anche dello sviluppo socio-relazionale, in virtù del quale sono inserite nella vita economica dinamiche di cooperazione e di reciprocità. Questi sono concetti molto importanti che si rifanno al 60° congresso nazionale della FUCI. La FUCI è la Federazione degli Universitari Cattolici Italiani. Qui dobbiamo semplicemente commentare che questi congressi, queste dichiarazioni che sono apparentemente pubbliche, non sono state fatte mai pubbliche, per cui la popolazione italiana ignora completamente le dichiarazioni della FUCI, così come ignora le dichiarazioni di Benedetto XVI, perché vede nei fatti che la politica del Vaticano è esattamente il contrario di quello che predica Benedetto XVI, che noi a questo punto chiameremo Maledetto XVI. Insomma, il capitalismo inteso come mercatismo e individualismo ha terminato il suo percorso, e meno male che ci viene detto, noi da molto tempo lo ripetiamo. Tentare di superare la sua crisi con misure tecniche significa non averne compreso le ragioni che affondano le loro radici in una cultura antropologica che non è più in grado di garantire alcun tipo di sviluppo. Concetti bellissimi che noi condividiamo al 150%. Non si tratta di rinnegare la tecnica, ma non bisogna sottovalutare le sue ambiguità. Bisogna strumentalizzarla all'etica, certo. Va legata a un nuovo senso dell'etica, e l'etica all'uomo. E l'etica rimanda all'umanesimo. Certo. Come ci ha ricordato Benedetto XVI, la tecnica, nata dalla creatività umana quale strumento della libertà della persona, non può essere intesa come libertà assoluta, non può essere svincolata dalla verità, dai limiti che le cose portano in sé, e non può quindi avere come unico criterio l'efficienza e l'utilità. Secondo Fiori la politica si è sottomessa alla tecnologia, accetta cioè la società tecnologica intesa come totalitarismo dell'attività tecnica, per cui l'intera attività dell'uomo viene interpretata come ordinata alla trasformazione e al possesso. Però prosegue francamente singolare che anziché prendere atto del fallimento della società
tecnologica, la politica si affidi al governo tecnico che rappresenta la sua massima espressione. E qui noi dobbiamo fare un piccolo commento, qui non dobbiamo dire che siccome Publio Fiori fa parte della genga della politica, lui non può dissociarsi da quello che è l'espressione della politica oggi in Italia, che sono i parlamentari dei vari parlamentini e parlamentoni presenti nel nostro paese, che vanno dai parlamenti regionali a quelli provinciali, a quelli comunali, a quelli di quant'altro e ai vari parlamenti fittizi che esistono sul nostro territorio. Questo è importante perché l'identificazione che Fiori fa della politica coi politicanti noi non l'accettiamo. Cioè noi abbiamo e vogliamo sostenere una visione della politica che è superiore a queste cose, che domini la tecnologia. Quindi noi auspichiamo e cerchiamo di imporre una nuova classe dirigente politica che abbia la capacità e la forza oltre la tecnologia. Infatti l'etica deve essere superiore alla tecnologia, perché la tecnologia sta portando allo sfacelo umano. Esattamente. Perché 150 cloni umani in Inghilterra stanno avendo vita, sono studiati e messi in culture embrionali. Esatto. Nei miei laboratori inglesi già oramai da vari anni. Questo non è possibile, certo. Va regimentato, va controllato. Questa tecnologia, non solo quella microbiologica, non solo quella biologica, ma qualunque tipo di tecnologia va controllato dall'etica. Esattamente. La funzione che ci aveva la Chiesa una volta, che ormai è andata a puttane. Esattamente. E questo è il problema. Noi non abbiamo più nessun organo di controllo superiore. Esattamente. Organo o legittimato. Filosofico. Organo di controllo superiore legittimato. Certo. Che noi faremmo un organo di controllo superiore attraverso una legittimazione nata da nuove norme di legge e d'altronde, come dire, illustrata da illustri pensatori non a caso messi al bando dalla società post-materialista e iperliberista di oggi, tra i quali io vorrei ricordare uno, la prima persona che mi viene in mente, il patriarca Ernest Junger. Chiudiamo questa piccola parentesi dicendo che, sempre continuando a quello che scrive Publio Fiori, dice: è singolare che anziché prendere atto del fallimento della società tecnologica, la politica si affidi al governo tecnico che rappresenta la sua massima espressione. Cioè noi siamo la più deteriore espressione. La massima essendo la più deteriore. Ciò significa che la politica non ha compreso le vere cause della crisi, ma la politica, questi politicanti, e ritiene che sia dovuta ad errori e cattiva gestione dell'economia e della finanza, anziché all'esaurimento di un tipo di capitalismo che non è in grado di garantire uno sviluppo nel rispetto dei principi di eguaglianza ed equità. È necessario, ad esempio, fare una riflessione sulle intenzioni del governo, annunciato con grande enfasi, di procedere rapidamente a privatizzazioni e liberalizzazione di servizi e professioni. Infatti, e con questo concludiamo, le privatizzazioni del 1992, Eni, Etil, IRI, banche di interesse nazionale, agroalimentare, autostrade, IMI, telecomunicazioni, hanno determinato una momentanea diminuzione del debito pubblico, ma nello stesso tempo hanno privato lo Stato di importanti entrate di cassa e di assetti industriali che rappresentavano l'asse portante dell'economia pubblica e contemporaneamente hanno visto l'emergere di concentrazioni e monopoli privati, ThyssenKrupp, Benetton, Ciri Unilever e Parmalat, che hanno ridotto gli investimenti e il numero degli occupati, senza contare i risvolti di cronaca giudiziaria che hanno investito alcuni di questi privatizzatori. Ci sembra che la descrizione della situazione è chiarissima. Noi ovviamente dobbiamo aggiungere la nostra: queste privatizzazioni sono state volute non dal popolo italiano, intanto nessuno ha chiesto volete vendere i vostri gioielli di famiglia, esattamente,
non sono servite a niente e sono servite esclusivamente, e parlo di quella del 92, esclusivamente per far arricchire loro signori che hanno aumentato potere, potenza. Le privatizzazioni sono un po' un eufemismo, io direi regalie di Stato. Ma noi come popolo abbiamo fatto la regalia. Ma anche lo loro Stato. Loro si sono impossessati di centri di potere che nella misura in cui sono stati sottratti allo Stato. Mi si potrà dire che lo Stato ha utilizzato male questi centri di potere, con dei privilegi, con delle raccomandazioni, con delle assunzioni politiche, ma è altrettanto vero che comunque lo Stato ne era il proprietario.